Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Irpini Asagno, l'informazione scelta per voi. Questa mattina, 11 agosto, solito appuntamento con i nostri tre quotidiani, il Quotidiano del Sud, 8 pagine edizione provinciale del mattino. Questa mattina ci ritroveremo con tre aperture diverse, il caso Solofra per il Quotidiano del Sud, 8 pagine eh, spazio alla questione Irisbus per il mattino. Apertura per quanto riguarda Piazza Libertà. A fra poco. Bene, iniziamo la nostra rassegna stampa di questa mattina con il quotidiano del Sud che dedica l'apertura al caso Acqua a Solofra e i silenzi della Regione. Sull'inquinamento ancora tante domande senza risposta. Nessuna risposta dall'assessore all'ambiente romano alla relazione Ato Conferenza dei Servizi. Spalla dedicato all'appello a Caldoro, Caldoro tra condono ed acqua, la nota di Nino Lanzetta. Centropagina su una questione molto importante e che riguarda la nostra provincia sul versante dell'istruzione. Non è certo una buona notizia perché scuola in Irpini ha perduti altri 100 posti. Taglio medio per quanto riguarda alcuni richiami e Passiamo alla provincia, siamo a Lauro, Strage di Lauro. Oggi decide il Jeep. Mugnano, schianto sulla 7 bis, Tre Feriti, Monteforte A 16, auto in fiamme, paura per i turisti. Prato La Serra, furto videopoker, primi indagati. Ma torniamo un attimo a due questioni par di particolare importanza, soprattutto di questo periodo, è l'esodo, traffico intenso, controlli e multe sulle nostre strade, questione rifiuti che sta tenendo banco da diversi giorni per quanto riguarda Piano, piano Dardine. Rifiuti, comitati dicono no al sito di Piano Dardine. Spalla destra dedicata allo sport, lunedì sport per il quotidiano del Sud, dedicato all'Avellino. Coppa Italia per i lupi, c'è il Venezia, la Sidigas stringe per Thomas. Pagine interne, le pagine interne per quanto riguarda il quotidiano del Sud, sono riferite a notizie non buone che arrivano dal, dal mondo, eh, non poteva essere di primo piano la questione Iraq, Iraq in fiamme, le incursioni americane contro lo Stato islamico consentono ai curdi di riprendere due città, raid aerei e massacri senza fine. Secondo fonti egiziane, almeno 500 yazidi sono stati giustiziati dall'ISIS. Taglio basso per quanto riguarda la notizia delle scelte istituzionali, siamo Tornati per un momento in Italia, le scelte, il ministro degli esteri esclude un intervento di natura militare, Italia pronta a misure non solo umanitarie. Questa è la risposta per quanto riguarda il nostro governo. Sempre pagina nazionale, eterologa stop della Lorenzin per il presidente della consulta Giuseppe Tesauro non esiste il voto normativo il ministro prende tempo e rimanda tutto alle decisioni del Parlamento si rischia il caos lo stesso per quanto riguarda il Taglio basso, enti locali, si fa largo il partito dei governatori che vogliono evitare pasticci. Le regioni sono pronte al dialogo sulle linee guida. E chiudiamo questa pagina dedicata alla sanità per procedere ancora con alcune pagine del Quotidiano del Sud di questa mattina. Richiamo sulla politica: faremo cose straordinarie, è la risposta del Premier. Il Premier mette le cose in chiaro in un'intervista. Renzi saremo sotto il 3% e detteremo noi la linea della crescita. Questo in risposta a quanto sta accadendo in questi ultimi giorni in cui le forze dell'opposizione hanno posto in discussione i risultati del governo sul versante soprattutto delle politiche economiche. Sguardo all'appuntamento quotidiano con... Il giornale di Gianni Festa, la pagina dedicata all'Europa e Mezzogiorno, una riforma per colmare il divario. Il governatore della Campania Caldoro del Centrodestra e Speranza del PD, per il Sud è necessario un nuovo piano di interventi. Campania, passiamo alla nostra regione. Da Napoli, appello a Renzi. Intellettuali, movimenti e associazioni si mobilitano per la visita del Premier. L'area metropolitana e la città vivono una delle più difficili stagioni di sempre. Questa è una discussione molto attuale in quanto stiamo alle prese con il ridisegno delle province. Passiamo. Ad Avellino e pagina di Avellino dedicata all'apertura politica. Questa volta il protagonista è Adiglietti. Adiglietti analizza il momento politico e chiede un patto sui problemi. Il PD non è, auto, non è autosufficiente, le larghe intese così sono percepite non servono a nessuno. Pagina 9 dedicata ad una delle questioni molto importanti di questa provincia e che ancora non trova soluzione. Irisbus, più luci che ombre, Castel Baronia, intervento telefonico al convegno dell'assessore regionale Nappi, più dignità al lavoro in campagna, l'ottimismo di Melchiona della CISL. Alta capacità, questo altro tema dedicato allo sviluppo della provincia di Avellino. Dubbi sul tracciato: a settembre la presentazione del progetto definitivo. Ma sorgono nuovi ostacoli: il tratto appenninico e quello foggiano al centro del confronto con rete Italia, rete delle ferrovie, lavoro come dicevamo in apertura: scuola perdiamo altri 100 posti, Irpina penalizzata. Immissioni: l'allarme lanciato dal segretario Doria. Esodo, raffiche di multe e controlli, Interland, siamo a Prata, Principato Ultra, entro il 4 settembre, alla presentazione delle offerte. Basilica, ecco il bando, i lavori di ristrutturazione finanziati dai fondi europei. Altavilla si sì, inasprisce il tono dello scontro politico, durissima nota del Comitato Civico. Valle dell'Irno, inquinamento o l'ora dei silenzi? Dopo le circostanziate denunce del giornale, l'assessore regionale tace alcune domande ai responsabili. Pagina delle valli, estate senza eventi a Sirignano ed è polemica. L'unica attrazione in paese è la villa che realizzai nel mio mandato. Questa è l'osservazione eh, dell'ex sindaco napolitano all'attacco di Colucci. Vediamo alla pagina di Ariano Ufita: i loculi non costeranno di più. Ariano, questa sera la delibera della giunta sul cimitero. Bene il nuovo progetto, ma a condizioni che sia favorevole per i cittadini. Pagina dell'Alta Irpinia per il quotidiano del Sud: troppe divisioni a capusele. L'ex coordinatore del forum dei Giovani Grasso, il sindaco Farina, si dia una scossa oppure si facciano da parte. Città itineranti. Oggi appuntamento turistico di grande richiamo, le città tiranhandi, oggi al castello ducale, protagonista la principessa di Bisaccia. Spalla destra dedicata alla viabilità, la grande emergenza resta, questo è uno dei temi che il quotidiano del sud sta portando avanti con molta forza sulle questioni dell'emergenza in viabilità della Alta Irpina, che sono in alcuni tratti drammatici. Chiudiamo con il quotidiano del Sud e passiamo ad otto pagine. Otto pagine Irisbus, cielo spiraglio intesa per Ferragosto, Polo Pullman Melchionna firma il 14 o il 18 di agosto, Avellino dopo l'assemblea di sabato a Castel Baronia interviene la CISL. Intervento l'editoriale di Luciano Trapanese. Sanità, il taglio degli sprechi non è il taglio dei servizi. Eh, Trapanese pone l'attenzione su quello che sta accadendo in provincia di Avellino sui servizi sanitari e basti guardare un po' a quello che sta accadendo eh, per gli ospedali di Sant'Angelo de Lombardi, di Ariano Irpino, eh, ma soprattutto per quanto riguarda la città ospedaliera. C'è una vera e propria preoccupazione per il futuro di, questa, di questo settore nella nostra provincia. Taglio medio per bonifica del fiume Sarno, Montoro boccia la regione, il megaprogetto di Palazzo Santo Lucia danneggia le comunità. Taglio alto: l'Avellino convince nel calcio d'agosto. Team Cup c'è il Venezia, pagina interna dedicata ai fatti di primo piano. I fatti di primo piano sono una lettera dei 160 a Renzi per rompere l'isolamento. Martuscello. Parole di Caldoro, base del dibattito, l'appello per il Sud, firmato da professionalità e anche eh, uomini di cultura di un certo rilievo. Avellino, stragi del sabato sera, denunce, multe e sequestri. Una pagina di otto pagine. Molto importante su quanto, per quanto riguarda il prossimo appuntamento, il riordino istituzionale, il 14 si, do, si, si decidono le funzioni, nuova provincia, il voto il 12 ottobre, prime trattative, il 2 settembre i comizi elettorali, il Consiglio resterà in carica per due anni. PD, appello a De Blasio per fermare l'intesa, siamo nella comunità montana, montana dell'Ufita. Molto importante questa notizia perché apre un dibattito politico molto serrato in Valle Ufita. Vertenza Irisbus per otto pagine con le dichiarazioni di Melchion. Pagina ancora sulla provincia, libri d'estate e la biblioteca diventa laboratorio. Uno sguardo veloce a Mont... Toro Solofra, eccola qua, la notizia anche di richiamo su altri giornali, il lavoro acqua si cambi, il circo di Sella avverte l'amministrazione Vignola, occorre un segnale forte. Pagina dell'Alta Irpina, influazioni, scatti e tele d'autore, dopo tre giorni di festa delle arti chiude i battenti con un bilancio molto positivo. Andretta, Troviamo un ricordo dell'avvocato Miele, eh, zio del nostro collega Michele Miele, a cui rinnoviamo la nostra vicinanza. Benevento picchiano e rapinano ambulanti i cinque giovani fermati a Gallipoli. Pagina dello sport per otto pagine. Sport chi ben comincia, l'amichevole con la primavera del, eh, del Napoli chiuderà il positivo precampionato dei lupi. Domenica aprirà ufficialmente il battenti, battenti la nuova stagione. L'Avellino sembra già pronto. Chiudiamo con otto pagine per passare al mattino. Mattino che apre su Piazza Libertà. Parte la corsa per Piazza Libertà. Il progetto di riqualificazione, bloccato da un adempimento tecnico, il cantiere di Piazza Castello. Oggi, l'approvazione in giunta del, pro del progetto, gara in settembre e via ai lavori ad ottobre. Richiamo per l'Avellino: Avellino domenica in coppa, sfida con Venezia. I Lagonari battono il Taranto e si qualificano al turno successivo. Giovedì, in programma il test a Frigento. Il personaggio Tonino Stella, Calcio e Passione, un intervento di Generoso Picone. Di spalla, sulla destra, l'occasione del turismo e dei distretti rurali di Nicola Di Orio, eh, un intervento sulle due, sulla legge regionale del turismo e sui distretti rurali. Questo, questa è un, certamente una grossa occasione per le nostre zone che va eh, colta immediatamente, anche perché eh, collegata alla nuova programmazione 2014-2020. Lo studio da, Ave, da Avellino per combattere la leucemia sarà sperimentata all'azienda ospedaliera Moscati in autunno la terapia delineata dalla ricerca di Gianluigi Russo per la lotta contro la leucemia linfatica cronica. Fondo pagina, grigio e blu, calda estate fino a venerdì, poi il fresco. Pagine interne per uh, il mattino, An ritroviamo ancora la questione irisbus, irisbus verso l'intesa, Melchion accusa, troppe ambiguità. Il segretario CIS, l'incontro a Roma tra il 14 e il 18, qualcuno per il Sinirpina e contrario a Bologna. Fisal, filas, vicina ai forestali licenziati, rifiuti, gestione del ciclo dei privati. Il, I sindaci aprono ad Irpina Ambiente. Spagnolo aprire al confronto con la società pubblica per verificare la sua disponibilità. Questione Avellino Città, via al progetto Giorni Contati per Piazza Libertà. La Giunta avvierà oggi l'operazione. L'obiettivo chiudere i lavori entro il 2015. Piazza Castello ancora bloccata da un innesto al Rio San Francesco. Fondopagina per un appuntamento molto importante non solo per la provincia di Avellino, ma sta diventando un richiamo anche regionale. Il Palio della Botte, bellezze e la contrada contra da battere. Domani la grande sfida, stasera il preludio e la gara dei piccoli. Ancora questione PD a tenere banco sulle pagine del mattino i problemi del territorio, spartizione di poltrone, let, lettera a Renzi, comunità montana Ufita e scontro gli iscritti al Premier, basta notabili. Qui si sta parlando di un accordo sulla comunità montana dell'Ufita che non vede sicuramente in sintonia eh, alcuni circoli della zona, tanto che si è scritta una lettera direttamente a Renzi e si è coinvolto nella questione anche il segretario provinciale De Blasio. Nota di cronaca. Montoro, un ciclista ha provato a salvare Antonio travolto nei campi. A 16 ancora in fiamme un'auto dei vacanzieri. Focus del mattino dedicato a incendi e traffico. Operazione Agosto Tranquillo. Presidio interforze nel, nelle ore notturne in città e servizi antincendio per evitare roghi boschivi. Montagne sotto controllo stretto. Presenze. Rafforzate per il Laceno, Avellino Salerno e Ofantina, 71 al Coltesti soltanto in una notte. Sport, ancora il calcio. Il Venezia affonda Taranto e si prepara per i lupi. Domenica per la Coppa Italia, Rastelli punta la strada che portò i lupi a Torino. Centropagina. Addio a Tonino Stella, un protagonista per mezzo secolo nel romanzo Biancoverde. Chiudiamo con lo sport del mattino con una notizia del Benevento. Coppa Italia avanti ad agio, la squadra c'è, battuta 2-0 in dieci giorni lento, lenta ripresa per la squadra, ma il Benevento si appresta a fare bene. E con questa notizia chiudiamo le pagine del quotidiano di Avellino. Grazie della vostra attenzione e appuntamento con la rassegna stampa di Irpinia Sannio domani mattina. Grazie, arrivederci.